Le cose scompaiono, come faccio io a sapere dove vanno a finire? E come faccio io a guardare la TV senza telecomando? È semplice, ti alzi dalla poltrona e vai a cambiare canale. Non me lo dire neanche per scherzo. Non stavo affatto scherzando. Bene, perché non era divertente. Ah, te l'ho detto che avremmo vinto un premio. Una gallina gigante. Devo essere la ragazza più fortunata del mondo. Ti presento il lubrificante istantaneo BB Oil 9000. Quando il soggetto cromato gira l'angolo, tocca la fune col piede. La fune tira la leva fa scattare il gancio che trattiene l'elastico e che spedisce un palloncino pieno d'olio motore dritto addosso a lui e puff! Niente male, eh? Sei un genio. I miei panini alla soia sono cucinati alla perfezione. Ehi, Corbina, vieni, assaggiane uno. Salsicce di soia affogate nella mostarda di soia. Io rispetto il fatto che tu non mangi carne. Tu rispetta chi non mangia i sostituti della carne. Non fare un solo passo di più! Che cosa c'è? Forse hai paura della luce? No! Il mio costume! Fermati! Mi arrendo! Mi arrendo! Che cosa ti succede? Forse è paura del buio! Basta, mi arrendo! Corbina, ma scusa, come dove... Perché sei vestita di rosa? Perché è il mio colore preferito. Il rosa. Scusate, vado a dare il meglio di me. Cercate di non essere gelosi, ragazzi. Ha appena messo su 150 tonnellate di trippa. Muoio dalla gelosia. Azad, Mitrion, zitto! Aspetta, arriva! Allora, Robin, Cyborg e Bibi sono intrappolati in piccoli gusci di legno mentre una malvagia creatura chiamata il re delle marionette ha preso il controllo dei loro corpi reali che usa per darci la caccia mentre tu e io siamo nei corpi sbagliati e... Stella, devi cercare di calmarti. I miei poteri sono sollecitati dalle emozioni. Più emozioni provi, più energia rilasci. Ma se per caso loro ci trovano, se i loro corpi resteranno così, se io sarò condannata ad avere per sempre questo aspetto... Sistemeremo tutto. Non so come, ma riusciremo a salvare i ragazzi e a riavere ognuno indietro il nostro corpo. Cosa c'è che non va nel mio aspetto? Niente! Farò il possibile per cercare di calmarmi. Pace, quiete, tranquilli. Puoi dirlo forte che avresti dovuto esserci. Guarda cosa mi ha combinato alla chioma. Come minimo avrò davanti a me 2 mesi di capelli sconvolti. Non lo so, Corvina. In fondo non è che ti sta tanto male. Sta ferma. So che non è il mio stile, ma visto che abbiamo appena battuto Slado, non pensate che dovremmo... festeggiare una cosa così? Sì! Mangiare fino a scoppiare! Calorici! Colazione esplosiva! Scusate se ve l'ho chiesto! Sta a sentire, Cyborg! Ti ridò il joypad non appena Corvina mi ridarà il mio tagliaunghie! Non succederà mai. Così almeno non mi ritrovo le tue unghie dei piedi nella colazione. Felicità, Gaudio e Tripudio, amica, in questo festoso giorno che tu possa brillare come un raggio di sole! Dimmi, Corvina, ci vuole sempre tanto per entrare in contatto col mondo degli spiriti? Non sempre, Stella. Ma di certo richiede grande concentrazione, assoluto silenzio e... Io! Oh! Hai dato un'occhiata a quell'UFO? Senti, non costringermi a mandarti in un'altra dimensione! Forse tu potresti usare i tuoi poteri per comunicare con la creatura. Mi sto ancora togliendo la sua bava dalla faccia. Figurati se lo voglio da qualche parte del mio cervello. Ehi, Corvina, attenta! Tante grazie! Bel salvataggio! Voglio la rivincita! Non so come dirtelo, amico mio, ma non hai più carte. Bibi, dammi le tue carte. Ma... Eh?
questa cosa qui fa parte del gioco. Dimitrio, zitto! Quella è la mia stanza! Nessuno entra in camera mia! Non mi piace. Non tutti i guai vengono per nuocere. Tranquilli ragazzi, avete qui davanti il maestro del travestimento! Sì, una mangusta verde passerà sicuramente inosservata. Oh, ragazzi, sapete cosa? Andiamo a farci un po' di ciambelle! Corvina, a te piacciono le ciambelle, vero? Più della vita stessa. Non aggiusterò quel megabidone di circuiti stampati e non c'è niente che voi brufoli caccolosi possiate dire o fare per costringermi. Via, aiuterò. Vedete, è iniziato tutto nel lontano 1492 con un tè fatti a Boston. Re Giorgio, o era Re Carlo? Ad ogni modo i britannici stavano cercando di far bere tutto quel tè ai coloni, che pensavano più o meno: amico, basta, siamo stufi di tutto questo tè e dei vostri pasticcini inglesi, e decisero di fare la rivoluzione! Dove hai imparato la storia? Hai le idee un po' confuse. Scusa, perché... Allora, noto che tu e le tue tende avete avuto una qualche discussione. Sì! Oggi, sapete, è Gorb Gorb, la festa tamaraniana in cui si litiga con la tappezzeria. Stupide tende! Alien. Com'è che quel coniglio parla come Corvina? Perché io sono Corvina! Oh, hai un aspetto così grazioso! Nessuno può sconfiggere il dottor Luce! Nessuno! Per caso ti ricordi di me? Vorrei andare in prigione adesso, per favore. Buongiorno, frittelle? Beh, grazie. Qualche anniversario? Non posso fare delle gentilezze ai miei amici? Certo, ma... È che non era mai successo. Beh, c'è una prima volta per tutto, no? Ho a che fare con delle menti disturbate? Ehi, quando siamo tornati ti sei precipitata in camera e ti sei chiusa dentro. Non hai voglia di parlare? No. Un salto al centro commerciale e ho comprato dei bellissimi accessori per capelli. Non ti piacerebbe? No. Che c'è? Siamo qui con un'offerta veramente esclusiva. L'opportunità più unica che è rara di partecipare all'evento sportivo più importante d'America. L'incredibile nuovissimo gioco... della palla puzzolente! Vorresti fare da arbitro? Lasciatemi in pace! Per favore! Piace a tutti giocare con la palla puzzolente! E abbiamo bisogno di un arbitro per la partita decisiva! No! Oh, Corvina, cosa ti costa? Perché non riesci a divertirti come la gente normale? Perché stai sempre chiusa nella tua stanza buia a leggere quegli stupidi vecchi libri? Perché devi essere sempre così tetra? Ah, non insistere, Bibi. Lasciamola stare. Ma io non sono tetra. Sono soltanto diversa. Corvina? Sono Bibi. Ascolta, mi spiace davvero. Per cosa? Non sei stato tu? No, mi spiace che lui... ti abbia spezzato il cuore. Sapevo che era tutta una bugia, ma confesso che lui era la sola persona che non mi facesse sentire tetra. E non provare a dirmi che non lo sono. E va bene, d'accordo. Tu sei un po' tetra, ma non significa che debba stare chiusa in una camera.
Credi di essere sola, Corvina, ma non lo sei. Addio per sempre, mia cara figlia. Come? Puoi aver conservato qualche traccia del mio potere, ma continui a non rappresentare alcuna minaccia per me, ragazzina. Io sono il tuo creatore, il tuo padrone. Tu esisti solo per servirmi. Tu sopravvivi solo perché io te lo permetto. Che speranza può avere una misera ragazzina di sconfiggere il suo padre onnipotente? Tu potrai avermi creato, ma non sarai mai mio padre. Miserabile, insignificante! I padri sono affettuosi! I padri proteggono! I padri si prendono cura di te! Io sono stata protetta dai monaci di Azarat! I miei amici si sono presi cura di me! Loro sono la mia famiglia! Questa è la mia casa! E tu non sei il benvenuto qui! Azarat, Mitrio, Zintos! Incredibile. No, non incredibile. Qualcuno ci credeva. Bentornata fra noi. Ok, io non ci capisco più niente. Il vestito bianco e il sorriso sono già abbastanza strani, ma gli abbracci? Sicura che sei ancora tu? Il blu è sempre il mio colore preferito. E non abituarti ai miei sorrisi, perché continui a non farmi ridere. Ah? Ah, Corvina! Finiscila!